Un caro saluto a tutti gli utenti del mio canale. Io sono Alberto De Luca e oggi farò un video sul carburatore della motosega. Ho già postato un video sul funzionamento del carburatore della motosega. Vi lascio il link qui sopra. Insieme ad altri video dove faccio vedere lo smontaggio e il montaggio del carburatore e di altre parti che compongono la motosega. Vi lascio il link qui. Oggi smontiamo insieme il carburatore e vediamo quali sono le varie componenti di cui è fatto. Dunque, la prima vite che troviamo dalla parte di sopra del carburatore in corrispondenza del coperchio è la vite cosiddetta T. Allora, questa vite, vediamo com'è fatta, svitiamola velocemente. Fatto. Allora, ha una molla, un corpo filettato e una punta conica. Riavvitiamola. Vedete? Vedete che fa questa vite? Con la punta conica va ad agire su questa leva in metallo. E questa leva in metallo è collegata alla valvola a farfalla. Quindi questa vite consente di aprire o chiudere la valvola a farfalla. Allora, la valvola a farfalla, quando il motore della motosega è a minimo, è quasi tutta chiusa. Quindi da qui noi possiamo regolare la sua apertura a minimo. Dunque, la vite T regola il minimo meccanico, ossia il regime che ha il motore ben carburato, vi raccomando, quando è già ben carburato, ad acceleratore rilasciato. E questa vite, abbiamo detto, regola la valvola a farfalla, l'apertura della valvola a farfalla. Quindi, avvitando questa vite in senso orario, come sto facendo io, si apre la valvola a farfalla e aumenta il regime al minimo del motore. Svitando questa vite, come sto facendo, si chiude la valvola a farfalla e si riduce il regime al minimo del motore. Quindi questa è la prima vite ed è la prima funzione. Passiamo alle altre due viti che troviamo sul fianco del nostro carburatore. Allora, svitiamo la prima con un cacciavite a taglio. Vediamo se riesco a beccarla. Ecco qua. La tolgo fuori perché voglio farvela vedere come si presenta all'interno, se ci riesco. Vediamo un po'. Allora, anche questa operazione di toccare queste due viti, vi raccomando, fatela sempre in presenza, almeno la prima volta, di un tecnico specializzato che sa cosa significa toccare queste viti. Ecco qua. Dunque, vedete com'è fatta questa vite? Allora, questa qui è detta vite L o ago a bassa velocità. Quindi, oppure possiamo dire getto del minimo semplicemente. Ecco, quindi la mettiamo qua dentro, nella sua sede, e andiamo a vedere come funziona. Allora, prendiamo un cacciavite e continuiamo ad avvitare.
Allora, il funzionamento della vite L è il seguente. Avvitando in senso orario, si chiude il passaggio della miscela aria-carburante e si riduce il regime al minimo del motore, che non c'entra niente con la regolazione del minimo meccanico, e cioè il regime che ha il motore già ben carburato ad acceleratore rilasciato. Mi raccomando, questa qui non c'entra nulla, la vite L è a parte. Svitando in senso antiorario, come sto facendo, si apre il passaggio della miscela aria-carburante e si aumenta il regime al minimo. Ecco, quindi il punto preciso di questa vite di regolazione mi dà il getto del minimo del carburante che fa funzionare il motore, diciamo così, ai regimi bassi, a bassa velocità. Vediamo l'altra vite invece, la vite H a cosa serve. Allora, vediamo. Allora, a cosa serve questa vite? Questa controlla, diciamo così, l'afflusso della miscela all'interno del carburatore e quindi del motore, del cilindro, della camera di combustione del motore, quando il nostro attrezzo da giardinaggio, decespugliatore, motosega, in questo caso motosega, è al massimo. Quindi lo acceleriamo. Allora, quindi avvitando in senso orario questa vite H, si ottiene una miscela aria-carburante più magra con aumento del regime del motore. Mentre quando svitiamo questa vite H in senso antiorario, come sto facendo, si ottiene una miscela aria-carburante più grassa con riduzione del regime del motore. Quindi il punto esatto di regolazione di questa vite è importantissimo per il getto del massimo quando siamo in accelerazione. E allora che succede? Che se queste due viti non sono regolate precisamente con uno strumento idoneo a farlo, con l'utilizzo di un contagiri elettronico, ebbè, allora non possiamo mettere questi due parametri a orecchio. Allora, possiamo farlo se noi vogliamo fare una, diciamo così, regolazione della carburazione a orecchio, ma sappiamo tutti che la regolazione della carburazione a orecchio può essere, diciamo così, può dare poi dei problemi al carburatore e non solo, anche al motore, perché se noi non abbiamo una miscela idonea all'interno del cilindro, allora possiamo creare dei problemi al motore. Allora, se proprio volessimo fare una carburazione fai da te perché le viti le abbiamo, diciamo così, svitate senza pensarci, possiamo fare la seguente operazione. Allora, avvitiamo entrambe le vite fino al battente, in questo modo. E poi che facciamo? Per una carburazione che ci permette di mettere in moto la nostra motosega, visto che abbiamo sballato la nostra carburazione, possiamo compiere un giro e mezzo per ogni vite, ecco qua, di cacciavite, un giro e mezzo. E poi fate anche un altro quarto di giro in questo modo. Poi montate il carburatore sul vostro attrezzo da giardinaggio, tirate la cordella della messa in moto e perlomeno la motosega o qualsiasi attrezzo dovrebbe partire. Una volta che si è messa in moto, poi è chiaro che agendo su queste due viti, come ho già detto, possiamo ottenere una carburazione a orecchio, ma mai precisa,
come quando utilizzeremo appunto il contagiro elettronico e naturalmente andiamo a impostare il carburatore sui parametri di fabbrica e in un ambiente, diciamo così, idoneo, adeguato, con una pressione atmosferica, diciamo così, stabile, perché anche questo, il rendimento di un motore endotermico varia in relazione alla pressione atmosferica e quindi è sensibile alla variazione di altitudine. Questi carburatori sono sensibilissimi. Vedete questo foro che si trova sul coperchio? Questo qua, se non ci fosse, praticamente questo carburatore non funzionerebbe. O meglio, non svolgerebbe bene la sua funzione interna. Andiamo a vedere quali sono le altre funzioni di questo carburatore. Per vedere le altre parti del nostro carburatore, dobbiamo togliere queste due viti, una e due. Allora, poi rimuovere il coperchio. Allora, per rimuovere il coperchio posizioniamo il carburatore in questa posizione e poi tac, togliamo via. Allora, qui le guarnizioni si sono attaccate, la guarnizione è attaccata e la membrana pure. Allora, facciamo così. Vediamo se riesco a farle a toglierle via, ma si sono attaccate. Allora, togliamo delicatamente la nostra membrana. Ecco qua, e riposizioniamola sul nostro carburatore. Ecco qua. Allora, qui adesso io devo farvelo vedere per forza in questo modo. Però la prima cosa che troviamo è una guarnizione, che è questa qui, adesso è rimasta impigliata sul coperchio. Non la tolgo perché si potrebbe spaccare. Quindi questa è una guarnizione, vedete, il coperchio va montato così, quindi si va. Prima troviamo una guarnizione, che può essere di carta, materiale o di altro materiale. E poi troviamo la nostra membrana. Allora, vediamo questa membrana che funzione ha. Allora, questa è detta membrana di pompaggio. Questo tipo di carburatore a membrana, montato sulle motoseghe, ha un principio di funzionamento che praticamente si svolge in questo modo: l'aria sotto l'effetto della depressione creata dal pistone richiama all'interno di questo coperchio, quando il motore è in moto, comincia il suo movimento, il carburante attraverso i getti del minimo, cioè quella vite L che abbiamo visto prima, e del massimo, quella vite H che abbiamo visto prima, posti rispettivamente a valle e a monte della valvola a farfalla, quindi nella parte inferiore e superiore dove è posizionata la valvola a farfalla. Questa pulsazione del motore, che cosa succede? Fa sì che questo lembo si apra, si sollevi e attraverso questo foro di alimentazione passa la miscela nella camera bypass, questa qui. Quando la pulsazione del motore, che è variabile, schiaccia questa membrana, la risucchia indietro, che fa? La membrana pigia su questa camera bypass e nello stesso tempo solleva quest'altro lembo. Qui ci sono dei passaggi, all'interno di questo passaggio e di questo, la miscela finisce all'interno di questa parte dove c'è un filtrino. Spendiamo una parola su questo filtrino. Allora, questo filtrino adesso io non lo tolgo, però se prendiamo una pinzetta per le sopracciglia,
lo tiriamo fuori oppure lo pigiamo da un lato. Vi raccomando, quando fate questa operazione, perché questa è una retina molto, qui non è sporca, quindi io non la caccio, però è un pezzo, diciamo così, di una piccola retina minuscola dove passa la benzina, viene, diciamo così, setacciata, colata, filtrata, diciamo così, la benzina, la miscela, prima di accedere all'interno della parte bassa del nostro carburatore. Allora, riposizioniamo la membrana nella giusta posizione. Ecco qua. Quindi questa membrana qui è detta appunto membrana di pompaggio, mentre questa è la guarnizione. Quindi nella fase del rimontaggio va prima la guarnizione nella parte superiore del coperchio e poi la membrana, vi raccomando. Allora mettiamo tutto da parte e passiamo a vedere cosa c'è nella parte inferiore del carburatore. Quindi svitiamo queste quattro viti che troviamo sul coperchio. Allora rimuoviamo il nostro coperchio, ecco qua, e troviamo la nostra membrana. Allora prima abbiamo trovato prima la guarnizione e poi la membrana, vi ricordate? Adesso troviamo nella parte inferiore del carburatore, troviamo prima la membrana e la membrana, vedete questa parte più, ecco, è attaccata adesso, non riesco a farvelo vedere bene, però vedete, questa qui è la guarnizione e questa è la membrana. Quindi quando andiamo a montarla, vediamo se ci riesco, no, è meglio non staccarla, ecco qua, abbiamo prima la membrana e poi la guarnizione, quindi la guarnizione va direttamente a contatto sul supporto in fase di montaggio. Questo è importantissimo, eh? Se invertite queste due cose non funzionerà il vostro carburatore. Questa membrana, eccola qua, è chiamata membrana di controllo o membrana dosatrice, possiamo dire. Perché? Perché è proprio questa membrana che con questa parte qui, vedete questo piccolo pignoncino, e con tutto quel processo che abbiamo detto prima, attraverso anche il foro che è sul coperchio, che cosa fa? Va a lavorare su questa parte qui. Allora, questo lo possiamo definire come un bilanciere, perché vedete, si bilancia. In realtà, questa parte qui è la leva di tutto questo meccanismo. Vedete questo puntino qua che si è creato sulla leva? Ecco, questo rappresenta il consumo della nostra leva. Ecco perché è importante, quando apriamo un carburatore, che ci sia un tecnico che ne ha viste molte di condizioni. Vedete, qui il tecnico dirà che la nostra leva, sulla nostra leva c'è del consumo. Vedete questa parte che sembra scheggiata? In realtà è la parte dove ha lavorato questo pignone qua. E se vedete, c'è consumo sia qui e sia qui. Quindi il fatto che poi il carburatore non funzioni potrebbe dipendere benissimo da questa parte consumata. Ecco perché quando facciamo questo intervento di manutenzione non bisogna solo sostituire e guardare la membrana, se è bucata, se è forata, vedete, o se è rigida, ma bisogna anche guardare il consumo che c'è sul nostro bilanciere e sulla nostra leva. Allora smontiamo questo meccanismo per farvi vedere come è fatto. Con un cacciavite a stella andiamo a svitare la vite che mantiene tutto il meccanismo. Ecco qua. Quindi la prima cosa, allora facciamo un po' di ordine, facciamo via queste. Allora, la prima cosa, abbiamo una vite, poi ecco qua,
Vediamo un po' se riesco a cacciarlo via tutto. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo questa leva, questo pezzo qua che è chiamato penna del... questa qui, vedete? Questa parte in metallo, la penna, che va a lavorare insieme alla leva bilanciere del bilanciere. Poi troviamo una molla, vedete? Ecco qua. E poi troviamo un'altra, eccolo qua, un altro pezzo, vediamo se riesco a prenderlo con i guanti, un po' complicato. Allora, eccolo qua. Questo qua è la valvola a spillo, eh? Infatti è fatto di un corpo con una testa dove si aggancia poi il nostro bilanciere, la nostra struttura con la leva e la penna, e poi questa parte qui va a collocarsi all'interno della sua sede, un foro. E naturalmente questa valvola spillo è detta così perché vedete com'è fatta, eh? Vedete che spillo conico che ha. Ecco, questo meccanismo insieme a questa membrana e con diciamo così il meccanismo che crea il motore della, quando è in moto, queste pulsazioni variabili, va a, diciamo così, dosare questa membrana insieme a questo meccanismo, quella miscela che abbiamo visto aspirare prima dalla nostra membrana a pompa, è mandata all'interno di questo filtrino. Quindi con un meccanismo di, diciamo così, apertura e chiusura della valvola spillo, la miscela entra all'interno di questa camera, una parte va a finire qui dentro, vedete, direttamente in un foro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, qui dentro c'è una scanalatura e quindi una parte viene immessa per alimentare il regime a minimo, cioè il minimo del nostro carburatore. E quindi poi l'altra parte viene, ecco, divisa di miscela tra la valvolina, questa qui, attraverso questo condotto che alimenta i regimi minimi, vi ricordate la VDL, quindi la regolazione, l'abbiamo fatta vedere prima, e poi questo tappo, che in realtà non è un tappo, è la continuazione di una valvola a ugello che troviamo all'interno del nostro condotto. Vedete questa parte che sporge qui in basso? Vedete, c'è una parte che sporge. È un ugello del massimo. Quando noi acceleriamo a massimo, quindi saliamo di giri il nostro motore, interviene appunto quella depressione pulsante variabile che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, la che si crea all'interno di questo condotto, richiama il motore, richiama più diciamo così miscela, e la valvola ugello fa entrare questa miscela e poi permette all'aria di non entrare nella diciamo così nel carburante. E quindi se questa valvola funziona bene, il carburatore funziona; se questa valvola non funziona, il carburatore tende il motore tenderà a borbottare, a spegnersi, perché non viene alimentato. Ecco, io direi che diciamo così, poi abbiamo un'altra funzione, questa levetta qua sul carburatore, vedete? È la leva che noi andiamo, sulla quale noi andiamo ad agire quando dobbiamo mettere in moto la nostra macchina, la nostra motosega. Ed è la levetta dell'aria. Allora, quando noi tiriamo la levetta, in realtà andiamo a chiudere, diciamo apriamo l'aria, stiamo chiudendo l'aria.
quando è chiusa questa levetta, l'aria che entra nel carburatore è soltanto da questo foro, non entra tutta quest'aria dal filtro dell'aria. Qui sopra immaginate che poi viene posizionato il nostro filtro dell'aria, quindi l'aria viene chiusa. Subito, appena si mette in moto, alla prima accelerata che facciamo alla nostra motosega, questo meccanismo si apre e quindi l'aria dall'esterno, attraverso il filtro dell'aria, entra nel carburatore. Perché è importante la levetta dell'aria? Allora, questa levetta è importante perché quando noi accendiamo a freddo la nostra motosega, oltre a pigiare sul primer per poter riempire il carburatore di miscela, dobbiamo chiudere l'aria in quanto, chiudendo questa porta, all'interno di questo condotto, del condotto diciamo così di aspirazione, si crea il massimo dell'aspirazione, il massimo del vuoto. E questo vuoto va a innescare quel meccanismo che, diciamo così, riempie di più il carburatore di carburante. E quindi a freddo è facilitata anche, diciamo così, la partenza della nostra motosega. Ecco, questo è il funzionamento anche della levetta dell'aria. Allora, detto ciò, vabbè, poi qua ci sono i due raccordi che vanno quando noi, ma questo l'ho fatto già vedere in altri video, guardate la playlist, sulle motoseghe del mio canale dove faccio vedere il montaggio del carburatore in un video. E dove mi occupo di tante altre cose, questo va a inserirsi nei condotti, diciamo, di alimentazione e di ritorno. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda il funzionamento della motosega. Ho rifatto, diciamo così, questo video proprio perché c'erano delle cose che bisognava precisare meglio e quindi l'ho fatto. Se anche questo video vi è piaciuto, lasciate un like, fate un commento. E soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ecco, questo è importante. Se avete delle perplessità, allora potete contattarmi attraverso il mio canale, attraverso i commenti al video e dirmi, diciamo così, le vostre problematiche. Oppure potete benissimo rivolgervi a un meccanico di fiducia che si occupa di carburazione, che si occupa di motoseghe, che si occupa di manutenzione professionale. L'operazione fai da te è qualcosa che possiamo fare, possiamo riutilizzare un carburatore e metterlo da un'altra motosega, ma bisogna sempre stare attenti alla carburazione perché è una cosa importantissima. Allora io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao!